Le giornate trascorrevano serene. Il paese in cui abitavo era di pochi abitanti. Non offriva alcun divertimento. Il proprietario di una bicicletta poteva considerarsi fortunato. Ma nonostante tutto, per noi era il paese più bello del mondo. Il 10 giugno 1940 l'Italia entra in guerra. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania. Un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Noi ragazzi alla sera ci trovavamo in un locale dove il podestà aveva messo la radio e così oltre alla musica ascoltavamo i bollettini di guerra. Il 10 luglio 1943 due divisioni corazzate anglo-americane sbarcarono in Sicilia. Dopo molti allarmi aerei ci furono i primi bombardamenti su Roma, Milano, Napoli e causarono migliaia di morti. Fino a quel periodo era stata chiamata alle armi la classe del 1924, quindi io, essendo nato nel gennaio del 1925, sarei stato nel primo scaglione a ricevere la cartolina di precetto. Le nuove chiamate alle armi del febbraio del 1944 erano venute con gran clamore di propaganda o con minacce ancora più severe. Tutti avevano capito che non era più possibile rimanere a casa. Fu allora che nelle associazioni giovanili dell'Auxilium e dell'Excelsior, molti di coloro che dovevano rispondere alla chiamata decisero di rifugiarsi in montagna. Verso la metà di febbraio, l'assistente dell'associazione giovanile Excelsior entrò in trattative con Giancarlo Benaducci, membro del Comitato Liberazione di Tolentino, per l'avvio di noi giovani in montagna. Se avete deciso di andare in montagna, lo scopo non è quello di nascondervi, perché potreste farlo meglio da qualche altra parte. In montagna si va a combattere. Sarà una vita dura, piena di sacrifici e di pericoli. Chi non se la sente può andarsene. Troverà un rifugio sicuro da qualche contadino. Bene, allora è deciso. Andrò in montagna a parlare con i partigiani. Non sarà facile convincerli a farvi prendervi con loro. Siete inesperti e potreste essere un peso. Ma io cercherò di farvi accettare. Anna! Anna, scendi! Matto, puoi svegliare tutti. Va via, torna domani. Anna, scendi, ti devo parlare. Va bene, zitto, adesso scendo.
c'è? Devo parlarti, subito, non posso aspettare. Cosa mi devi dire? Se tutto va bene parto, vado in montagna con i partigiani. Ma allora è vero. Io credevo che me lo dicevi per scherzare, per prendermi in giro. Io... Non è uno scherzo. Questa sera siamo entrati in contatto con il CNL. Domani ci diranno cosa dobbiamo fare. Spero di essere accettato, di partire. Anna, guardami. Sono venuto subito da te. I miei ancora non sanno niente. Non fare così. Lo sai che non posso restare. Sorridi. Sei così bella quando sorridi. Sorridi. Sorridi, ma come posso sorridere? Se te ne vai a combattere, se mi lasci da sola. Io, se non so dove vai, quando tornerai, come faccio? Anna, io tornerò presto. E quando torno ci sposeremo, lo giuro. Allora rimani qui, resta qui. Ti proteggerò io, ti nasconderai qui, ti porterò da mangiare. Allora saremo sempre insieme noi. Lo sai che non è possibile. Allora vattene, vattene via. Lasciami sola, non ti voglio più vedere. Va via, vai via. Anna, vai via. Via. Aspetta. Vieni a salutarmi. Promettimi che tornerai, che non ti accadrà nulla. Prometto. Prometto. Prepara la dote del vestito. Ci sposeremo. Il giorno dopo ci recammo all'incontro con Giancarlo Benadducci. Eravamo ansiosi di conoscere il nostro destino. L'ansia cresceva perché Benadducci era in ritardo e noi iniziavamo a disperare. Finalmente arrivò. Vedo con piacere che nessuno di voi si è ritirato. Non posso nascondere che le trattative sono state lunghe. Ma alla fine li ho convinti. Andrete a Montalto. Sarete addestrati e vi unirete ai gruppi partigiani per combattere. Ora andate a casa, salutate le vostre famiglie e preparate uno zaino con lo stretto necessario. Partirete questa notte. Sei ancora in tempo, non andare. Puoi nasconderti in campagna da tua zia. Rifletti. La vita in montagna è molto dura, è pericolosa. E tu... Tu sei così giovane, inesperto. Resta. Mamma, lasciami. Ho deciso. Non posso lasciare i miei compagni. Non sono un vigliacco. Non puoi chiedermi di restare nascosto, al sicuro, mentre gli altri sono fuori a combattere. Mamma, guardami. Devi essere fiera di tuo figlio. Non piangere, mamma. Ti prometto che tornerò. Mamma. Era il 28 febbraio del 44. Molti giovani di Tolentino lasciarono piangenti familiari e partirono in fila indiana. Partimmo in piena notte da sotto il ponte del diavolo. Avevo 18 anni. Valicando colline e montagne, la nostra marcia è ostacolata dalla neve, ma la nostra fede ci guidava e la forza della nostra giovane età ci dava la forza di continuare.
Dopo 5 ore di marcia senza soste, arrivammo sfiniti alla nostra meta, Montalto. A Montalto il gruppo di giovani di Tolentino si aggiunse ad un gruppo preesistente. Il comando del presidio, che fino a quel momento era stato tenuto dal tenente Rodolfo, fu assunto dal tenente Barilatti. La patria tua è questa, dove il tuo amore spera, dove resiste a questa dura lotta, dove la terra ha squarciato alle zolle per nascondere le lacrime del mondo. La vita in montagna era molto dura, non si mangiava tutti i giorni, qualche volta come cardellini. Niente. Guarda che bello. Se non ci fosse la guerra. Mi manca Maria. A volte penso che sarebbe bello averla qui e fare con lei delle lunghe passeggiate. Quando finirà la guerra la porterò qui e le racconterò di come la sognavo. Basta con i sogni, rientriamo. Dai, che oggi si mangia da signori. Ah, ecco la vostra razione. Ma che roba è? Polenta, roba di lusso. Ma è grigia. E vabbè, mentre la stavamo cuocendo è venuto giù un mattone dal camino. Che facevamo? Buttavamo via tutto questo buon di Dio? Guarda. Buonissima. No, è buonissima. Avevamo una grande forza morale, perché volevamo formare un nucleo di combattenti. Aspettavamo il lancio delle armi da parte degli alleati. Un giorno siamo andati sulla spianata della Pineta che sormonta Montalto. Si vede anche da Tolentino. Non si può immaginare l'entusiasmo che avevamo, accendendo i fuochi affinché gli aerei ci paraclutassero ciò che aspettavamo. Ma delusione, dal cielo non giunse nulla. I nostri comandanti ci dissero: pazienza, ci saranno stati dei controordini. Il tempo passava, c'era la neve, si soffriva il freddo e avevamo sempre fame. Ma il nostro morale era alto. Eravamo fiduciosi, perché un giorno o l'altro pensavamo di ricevere le armi per difenderci. Solo due lacrime a illuminare il mondo, come due luci splendide, nel buio che ancora ci circonda. Resisti, figlio, padre, sposo, fratello mio, resisti. «14 marzo. Giunge la squadra del tenente Acciaio. Con loro ci sono 3 feriti. Pensiamo di sostituirli con 3 dei nostri. 19 marzo. Il tenente Acciaio ci dà l'ordine di partire. Pratesi Alberto, Suffrigo Franco, Dario Elio ed io, volontari, sostituiamo i feriti. Anche il tenente Toto è dei nostri. Alle 19.30 partiamo con un autocarro per San Liberato. A circa 2 chilometri l'autocarro si affonda. Subito cerchiamo dei buoi per rimetterlo sulla strada. Disgraziatamente parte una carica di fucile mitragliatore che colpisce alle gambe Peppino e Franco. Il tenente Acciaio e Alberto vanno a Montalto a prendere la balilla per caricare i feriti e portarli via. Dopo tanti sforzi riusciamo a rimettere in strada l'autocarro e partiamo con i feriti per Caldarola, lasciando Spartaco ad avvisare il tenente Acciaio di raggiungerci all'ospedale. Alle 20.30 giungiamo a Caldarola e veniamo colti di sorpresa da un gruppo di fascisti che ci intimano l'alto là. Veloci! Veloci! Veloci!
Veloci! Veloci! La macchina, arriva la macchina! Voi passate dalla macchina! Silenzio! 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 Li hanno presi, maledizio! Li hanno presi! Non possiamo far niente per loro con una pistola. Roberto, scappa, ti copro. Vai! Scappa! 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 Silenzio! Buoni, mani sulla testa! Mani sulla testa! Avanti! Portiamoli via! Non ti muovere! Non può camminare! Veloci, muoversi, avanti, 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 via, muoversi, avanti, muoversi, via, di corsa che sono all'arte, muoversi, avanti, mani sulla testa, via, chiudi le mani, dai! Franco non morì, rimase a terra privo di sensi. La ferita non era mortale. Quando i fascisti se ne andarono, lasciando un lugubre silenzio, Franco fu soccorso, portato al sicuro e amorevolmente curato. Giungiamo a Muccia, presso la sede del comando repubblicano fascista. Ci perquisiscono, ci levano i documenti, ci accompagnano in prigione a spintoni e a cassate di fucile. Poi uno ad uno veniamo interrogati. Tocca a me. Vogliono sapere dove andavamo, da dove venivamo, chi ci conduceva. Io non parlo. Purtroppo mi accorgo che qualcuno prima di me deve aver parlato anche troppo. Già sanno tutto. 22 marzo. Alle 4 ci fanno salire sull'autocarro. Percorriamo qualche chilometro e incontriamo il parroco Don Antonio Salvatori. I fascisti lo caricano con noi dicendo che è il prete dei ribelli. L'autocarro riparte. Mi accorgo con orrore che ci stiamo dirigendo a Montalto. Quella mattina del 22 marzo del 44, Annunziata, la bidella della scuola di Montalto, si era alzata molto presto. Doveva fare il pane e prima di mettersi all'opera, dette una sbirciatina fuori per vedere il tempo. Il cielo era tutto stellato e sicuramente sarebbe stata una bella giornata, come la precedente in cui la primavera si era presentata con tutto il suo splendore. Un gruppo di partigiani dormiva nella scuola, un altro era alloggiato nella casa della comunità, posta più in alto, nei pressi della chiesa. Annunziata impastava il pane tranquilla e non pensava certo alla volubilità del mese di marzo, ma se ne accorse ben presto quando, volto lo sguardo alla finestra, notò, al debole chiarore dell'alba nascente, un cielo scuro come il piombo. Non era buon segno ed infatti la bufera non tardò a scatenarsi. Vento e neve. Era ritornato l'inverno. Il silenzio fu interrotto da alcuni secchi colpi di arma da fuoco. Era il preludio della tragedia di Montalto. Fummo attaccati dai nazifascisti, i quali avevano circondato tutta la zona. I nostri guardie dettero l'allarme. Fuggimmo verso Vestignano. Secondo il nostro comando era la via da farsi in caso di pericolo. Invece trovammo i tedeschi ad attenderci. Guidati sotto la minaccia delle armi, ci riportavano a Montalto. Avevano preso anche quelli che alloggiavano nella scuola ed altri compagni lungo la strada. Forza! In piedi te! In piedi! Cammina! Li vedo avanzare, feriti, sanguinanti, l'uno dietro l'altro, con le mani alzate, lo spavento in volto. Perdonatemi, non è facile ricordare quei momenti. Da anni e anni vedo davanti a me quel doloroso spettacolo. Non auguro a nessun essere umano di vivere momenti simili. Avanti!
lasciateli andare. Non hanno fatto niente, non hanno neanche le armi, non potete ucciderci. Stai zitto! Prendete me, uccidete me, non loro! Bene, dai, non dai, loro! Dai, dai, prendiamo questi quattro, dai! Via! Oh, via! Avanti! Via! Prendi questi quattro, dai! Mettili in fila! Mettili in fila! Mettili in fila! Va bene, puntate! Continuate! Basta seri! 4 a 4 vengono spezzate giovani vite. Qualcuno non morto, con le scariche dei mitragliatori, si lamenta pietosamente. I fascisti impietriti lo finiscono a colpi di pistola. Vedo l'ultimo gruppo che viene fucilato. E gli esecutori che ridono, ridono orgogliosi come il lupo che divora l'agnello. Non posso continuare. È uno strazio per me ricordare. Ero con l'ultimo gruppo. E quell'altro ci ha salvato. Anch'io mi sono salvato. E non grazie a quell'altro, ma forse per protezione divina. È la volta del quarto turno, il mio. Percorro pochi metri che mi separano dal luogo della fucilazione con l'anima in tumulto. Non faccio neppure in tempo ad arrivare che parte una scarica di automatico. Vengo colpito da 3 pallottole non mortali al braccio, al fianco, alla gamba destra. Ma non mi preoccupo delle ferite, tutta l'attenzione è di non lamentarmi, di non muovermi affatto per evitare il colpo di grazia. Il freddo è intenso, il sangue che esce dalle ferite comincia a preoccuparmi. Altri 4 fucilati cadono e mi coprono e sento di qualcuno l'ultimo respiro. Pensavo se si sono accorti di me, che sono ancora vivo, se mi daranno il colpo di grazia. Mi prendono poi quei compagni che attendevano di essere fucilati e sento mancarmi il terreno e scivolo velocemente in una scarpata. Altri 4 fucilati cadono e mi coprono. Attendo immobile sulla neve per circa 3 ore. Poi sento venir gente e accorgo che non sono fascisti. Allora lentamente mi rialzo e cerco nel mucchio dei compagni qualcuno salvo come me, ma mi accorgo che sono tutti morti. L'ho messo! Nicola! Ennio! Perché? Bastardi! Adino! Spartaco! Bastardi! Alzo infelice,
tirato da terra il capo, il collo. Rassegnati alla sorte mutata. Segui il valico nuovo della fortuna squallida. Non dirigere contro l'onda la prora della vita. Che cosa intorno a me non è di lacrime desiderosa? Patria, sposo, figli scomparsi. Tacere, non tacere. Lamentarsi di che? Potesse lo spasimo del mio corpo sorgere alto e seguire la triste vertigine del canto, il suono del mio lungo dolore. È musica anche la sciagura che grida senza danza. «22 marzo. Ero con la formazione partigiana 201, a San Liberato. Eravamo tranquilli, non sapevamo quello che era accaduto. Tantomeno che i rastrellamenti in montagna continuavano. Mentre ci preparavamo da mangiare, udimmo uno sparo in lontananza. Poiché la sentinella non aveva avvistato nulla di sospetto, due uomini uscirono in pattuglia per controllare i dintorni. Giunti ad una svolta della strada, si trovarono di fronte un gruppo di tedeschi e fascisti che immediatamente incominciarono a sparare. Agli ordini di Toto raccogliemmo le armi e ci dirigemmo verso monastero con la speranza di trovare aiuto da altri gruppi partigiani. Ciò non avvenne. Toto ci ordinò di fermarci e tornò indietro per accertarsi delle intenzioni del nemico. Fu catturato e fatto prigioniero. Noi, accoccolati nella neve, attendevamo il suo ritorno. Quando all'improvviso ci trovammo davanti i tedeschi. Fui colpito ad un polmone, ma la ferita non era mortale. Mi rialzai a fatica, volevo vivere. Barcollando e sputando sangue raggiunsi il monastero. Venne soccorso da tre ragazze, Maria Mazzetti, Leda Cicconi e Nunzia Cavarischia.
Ennio Passamonti era un giovane studente pieno di sogni, di ideali, come tutti noi del resto. I suoi sogni si sono spenti in un lampo, in un atto eroico, cercando di salvare i suoi compagni, i suoi fratelli. Peter Ivanovich era un prigioniero russo che liberammo durante uno scontro con i tedeschi. Si unì subito a noi, lottò al nostro fianco. Era un fratello e come tale si è comportato fino alla morte. Amici miei, non posso dimenticare il vostro sacrificio. Siete morti per salvarmi. Il grido lascia nel vento un'ombra di cipresso. Lasciatemi in questo campo a piangere. Tutto si è rotto nel mondo. Resta soltanto il silenzio. Lasciatemi in questo campo a piangere. L'orizzonte senza luce è intaccato dai falò. Vi ho già detto di lasciarmi in questo campo a piangere. Il tenente Achille Barilatti, dopo aver assistito straziato all'assassinio in massa dei suoi giovani inermi, fu portato a Muccia presso la sede del comando nazifascista per estorcergli informazioni. Promessagli la salvezza purché avesse parlato, preferì la morte. Prima di morire baciò il parroco che l'assisteva, pregandolo di trasmettere il bacio ai suoi cari. Ai carnefici disse: «Procurate di non spararmi in viso, perché i miei genitori non mi vedano trasfigurato». Ci rivedremo sulla gloria celeste. Va bene ragazzi, pronti? Viva l'Italia libera! Fuoco! Al grido «Viva l'Italia libera» cadde il capitano. Esalò l'ultimo respiro. Giaceva a terra, con il corpo coperto di sangue. Ma il suo giovane viso non era stato toccato. I suoi ricci ribelli, mossi dal vento, sfioravano le sue bianche gote. Un milite, ricordando la sua supplica, si accanì su quel povero giovane morto. Estrasse la pistola e sfigurò orribilmente il suo bel viso. Cara mamma, muoio fucilato per la mia idea. Non vergognarti di tuo figlio, ma sii fiera di lui. Non piangere, mamma. Il mio sangue non si verserà in vano. L'Italia sarà di nuovo grande. Addio, mamma. Addio, papà. Addio, Marisa e tutti i miei cari. Muoio per l'Italia libera. Con affetto, tuo figlio Achille. Caro, venne su te una morte orribile. Dal tuo viso sfigurato, i riccioli scomparvero. Quei riccioli che tua madre carezzava amabilmente coprendoli di baci. Mani fredde, quale dolce somiglianza recate con le mani paterne. Oh, care labbra, da cui spesso uscivano parole di giovanile vanto. Mute per sempre. Non tu me seppellisci, ma io te. Io seppellisco il tuo corpo lacerato. Le care cure, le veglie sul tuo sonno, vane lontananze. Che cosa potrà scrivere un poeta sulla tua tomba un giorno? È morto pure il comandante. L'han fucilato presso il cimitero piccolo ed orante. Si è congiunto nuovamente ad essi, ai ragazzi di Montalto, in folta schiera offertisi alla morte. Egli era tra loro, bello, alto, con la sua fronte che fu sempre forte. Un ricciolo ribelle gli cade sulla fronte immacolata e porta lieve un velo di tristezza. Forse il pensiero della madre amata piange tristemente su quel lembo di terra largamente insanguinata. Il
Il 30 giugno 1944, i partigiani del battaglione Buscalferri, dopo 10 mesi di dura lotta, di sacrifici e di combattimenti, liberate le città di San Ginesio e di Colmurano, entrano vittoriosi a Tolentino. Alla loro testa, idealmente, vi sono i giovani martiri di Montalto e tutti gli altri figli della nostra terra che, alla libertà della patria, hanno dato il bene più prezioso, la vita. Bene, io conosco il vostro volto esangue e chiamandovi vado ad uno, che la memoria vostra in me non langue. Lucio Ancillai, Ubaldo Bartolazzi, Umberto Angelelli, Adino Baccarelli, Achille Barilatti, Nazareno Bartoli, Ennio Proietti, Mario Ramundo. Baciare io voglio il padre di ciascuno di voi, baciare io vo la madre vostra, la fronte bianca sotto il velo bruno. Virginio Bartolazzi, Cesare Bernardi, Lorenzo Bernardone, Francesco Saverio Bezzi, Aldo Buscalferri, Lauro Cappellacci. Sui verdi colli che la querce irrostra, odesi ancora il grido di dolore che l'eco ripeté per l'ampia chiostra. Albino Caselli, Albo Damiani, Audio Carassai, Radames Casadidio, Giuseppe Cegna, Luigi Cerquetti. E udito fu agli spalti di Belfiore, entro le cope fosse ardeatine, ove ebbe sfogo l'unico furore. Salvatore Fucili, Cleto Paparoni, Nicola Ciarapica, Mariano Cuttini, Gianmario Fazzini, Maglio Ferrario, Giacomo Saputo, Mariano Scipioni. Martiri di Montalto orlenti vanno, doglioso il cuore e l'anima fremente, quei che ancor sono e il come non sanno. Arnaldo Pelliccioni, Ersilio Pezzotti, Arduino Germondani, Giuseppe Guerrieri, Umberto Lucentini, Armando Mogetta, Guidobaldo Rizzi, Ugo Sposetti, Primo Stacchietti. La vostra tomba è il solco e la semente è il vostro sangue. Germogliar vedrete sull'umidore della zolla, ingente. Luigi Pisani, Giuseppe Porfiri, Ennio Passamonti, Balilla Pascolini, Alberto Patrizzi, Nicola Peramezza, Brandelisio Rocchi, Francesco Mercorelli. Copia del bene per cui morti siete, date ai freddi miedì l'ingenuo ardore dei vostri petti, datemi la quiete. Agostino Mazzetti, Alceste Verducci, Elvira Vissani, Spartaco Perugini, Peter Ivanovic, Armando Pettinari, Bruno Principi. Dell'urne vostre datemi il dolore dei vostri padri, che io lo senta tale, quale stilla dal cor di chi ne muore. Veramente mi commuove ricordare questa gente che non c'è più. E perché non c'è più? Perché abbiamo combattuto per una libertà, e questa libertà oggi lei che è giovane deve sapere quello che è costato a noi, e ci è costato qualche cosa di spettacoloso, ma qualche cosa che nessuno può descrivere, capisci? Questo è una cosa che i giovani devono capire, devono sapere che la libertà è il più bel premio che esiste al mondo. Non c'è nient'altro più bello della libertà. E quelli che sono morti a Montalto combattevano appunto questa libertà.